Da noi in Italia la maggior parte delle malattie renali croniche derivano da situazioni di carattere vascolare, quindi quella che è un'alterazione delle pareti vascolari, un'ipertensione, oppure in alcune situazioni, che ammontano a circa il 30% in Italia, derivano dal diabete, cioè il diabete comporta l'insorgenza di una malattia renale diabetica che provoca una riduzione della funzione renale. Poi vi sono altre condizioni che possono essere condizioni infiammatorie come le glomerulonefriti, le pielonefriti o situazioni come le calcolosi recidivanti, le calcolosi renali recidivanti, a volte i tumori, a volte malattie di carattere congenito. Per esempio, fra queste una delle più diffuse è il rene policistico, una malattia cosiddetta autosomica dominante perché si trasmette circa nel 50% dei figli ed è una malattia che porta allo sviluppo di cisti all'interno del rene che poi determinano un'insufficienza renale nel corso degli anni. Quando il rene va in disfunzione, per quelle che abbiamo detto che sono queste malattie che inducono un danno cronico, cominciano una serie di problemi. Cominciano una serie di problemi che riguardano un po' tutte le funzioni che fa il rene. I reni hanno delle funzioni molteplici, perché i reni contribuiscono a regolare l'equilibrio dell'acqua. Voi sapete che noi regoliamo attraverso i reni la quantità di acqua che entra e esce nell'organismo, quindi come tale, quindi ci dà un bilancio. Contribuisce a regolare gli elettroliti, tutti i sali che abbiamo nell'organismo, che servono, sono indispensabili per le cellule, per la funzione cellulare. Regola l'equilibrio acido-base, cioè l'acidità o la bassicità del sangue. Bene, accanto a tutte queste disfunzioni che si vengono a generare c'è anche l'anemia. L'anemia compare perché il rene produce una sostanza che si chiama l'eritropoietina che regola a sua volta a livello del midollo osseo la produzione dei globuli rossi. Quindi quando il rene ha una malattia renale cronica, pian piano la produzione di questa sostanza, l'eritropoietina, si riduce. Riducendosi la produzione di eritropoietina si riduce uno stimolo principale sul midollo che fa produrre globuli rossi e quindi si riducono i globuli rossi. Se si riducono i globuli rossi, si riduce il trasporto di ossigeno perché i globuli rossi e l'emoglobina hanno il compito di andare a prendersi l'ossigeno nei polmoni e poi portarlo in giro nei vari tessuti. Riducendosi l'ossigeno ci sono una serie di manifestazioni dovute al fatto che i tessuti, gli organi lavorano in carenza di ossigeno. La cosa che più compare frequentemente è un'astenia, cioè il tessuto non irrorato, per esempio il tessuto muscolare, ma tutti gli altri tessuti non sono in grado di svolgere perfettamente la loro funzione, quindi compare in genere questa astenia. Compaiono altri segni di disfunzione perché alcuni organi praticamente vanno in carenza di ossigeno, quindi può comparire la fatica a respirare, la dispnea, soprattutto sotto sforzo, poi compare qualche alterazione del sistema nervoso, perdita di memoria, di concentrazione e irritabilità come tale. Una volta che si è riconosciuta la causa dell'anemia, ecco, che abbiamo detto può essere da carenze di eritropoietina o carenze di altri fattori, come vitamine, sali minerali, allora questi vanno rimpiazzati. E poi in un secondo tempo, una volta rimpiazzati questi, si vede che i globuli rossi aumentano la loro produzione e si torna in genere in una situazione di normalità. Se non avviene attraverso il rimpiazzo di fattori semplici, quindi di vitamina B12, acido folico, ferro, si ricorre all'ormone eritropoietina, che è un ormone che è stato prodotto ora dall'azienda farmaceutica, da una grossa ricerca che c'è stata in questo campo, e può essere somministrato. In genere viene somministrato con delle siringhe, con piccolissime dosi, una volta alla settimana o una volta ogni 15 giorni, a secondo del deficit di eritropoietina che viene riscontrato.